C'è chi dice che, diciamo, questo atteggiamento possa essere anche dettato dal pensiero che lei possa essere il candidato sfidante alle regionali del 2020. Ma che te ne ansia? Cioè, che lo dobbiamo rassicurare? Ma poi camomilla, che vi devo dire? Se il popolo chiede che io mi candido alla regione Campania, magari si deve chiedere lui come mai sta in calo di consensi. Io voglio fare il sindaco di Napoli fino al 2021, quindi Vincenzo, stai sereno, mi sentirei di dire. Non avrei altra argomentazione per rispondere a questa sua domanda, sinceramente. Io voglio fare il sindaco fino al 2021. Io posso dire la verità. Veramente è una sindrome un po' che forse vive, ma non deve vivere una campagna elettorale costante, cioè mo non si vota fra 2 anni. La gente vuole che il presidente della regione e il sindaco di Napoli abbiano una corretta cooperazione istituzionale, cioè questo è il tema. Lui sta in campagna elettorale costante, cioè è sempre a raccontare quello che farà. Gli sento dire, non so, di centinaia di migliaia di posti di lavoro, cioè queste sono cose che si dicono in campagna elettorale, ormai non ci crede più nessuno. Quindi sarebbe meglio, secondo me, avere un corretto rapporto di cooperazione istituzionale. Però vi devo dire la verità, non so se essere ottimista, perché con De Luca non ci si riesce a incontrare, a stento ti saluta quando ti incrocia in iniziative pubbliche, quindi è veramente un problema suo, non so se dire è un problema istituzionale, politico, o potrebbe anche essere psicologico, visto che, come mi dite voi, avverte in qualche modo la preoccupazione elettorale, ma mancano 2 anni, e come fa se andiamo in campagna elettorale? Poi veramente abbiamo, cioè poi bisogna intervenire. Ma io ho fatto l'appello, scusa, mi avete ascoltato? Io, nonostante quello che ti consegna, perché qua abbiamo i giorni pari e i giorni dispari, come le targhe alterne, che quello che ti consegni, io continuo, ovviamente rispondo, perché non è che uno poi non può rispondere di fronte a quelle cose, però io sono disponibilissimo. Abbiamo cercato in tutti i modi di avere un confronto diretto. Io mi auguro che almeno si continui a cooperare, pur senza il presidente voler incontrare il sindaco, lo facciano, come dire, tutti gli altri uffici regionali, lo facciano i capi di gabinetto, lo facciano gli assessori. Noi siamo quelli che stiamo andando avanti in modo velocissimo e auspichiamo in ogni sede, anche adesso con la sua domanda, rispondo in modo netto. Noi vogliamo cooperare istituzionalmente anche con chi può pensare il male più estremo di noi. Quindi a noi non appartiene la cultura di dire siccome quello ci odia, noi non ci sediamo al tavolo dell'odio. Noi vogliamo costruire rapporti corretti, far prevalere l'armonia, il dialogo, il rispetto, il confronto e anche saper, come dire, rivedere alcune nostre opinioni se qualcuno ci convince del contrario. Il nostro è un atteggiamento, devo dire, molto responsabile e istituzionale. Quindi mi auguro che queste esternazioni, che non è la prima volta, non incidano su tavoli che lei cita alle Universiadi, ma potrei citare almeno altri 20 di tavoli di medesima importanza. Quindi, per dire che a me non è che fa piacere rispondere alle vostre domande e dover, tra virgolette, rispondere o polemizzare o venire sulle sue argomentazioni. Sarebbe il caso veramente, non se ne avve. Poi quando si va nelle campagne elettorali, altra storia, ma non ne vedo all'orizzonte campagne elettorali. Cioè, non stiamo, fra 2 anni si vota per le regioni, fra 3 anni si vota per il comune. Le politiche si è votata adesso, tra l'altro anche mi pare che il risultato delle politiche non ha certo dato ragione alla politica di Vincenzo De Luca, quindi veramente non riesco a capire, sta facendo esattamente quello che faceva prima delle elezioni, quindi manco la sonora sconfitta l'ha portata a più mi di consigli.